Negli Stati Uniti circolano dei prototipi camuffati di una presunta nuova onda integra, dunque era inevitabile che qualche designer, Jordan Rubinstein Tauler in questo caso, si mettesse all'opera per sfornare degli ipotetici render. L'onda integra è da sempre il simbolo di un'auto versatile e sportiva, una trazione anteriore capace di far divertire tra i cordoli, ma pratica se si deve andare a fare la spesa o, perché no, anche un viaggio. Una delle tre porte più iconiche del marchio giapponese potrebbe tornare nel 2023, anche se dai documenti sfuggiti ad Acura, marchio dedicato al mercato statunitense, si parlava di una berlina e non di una coupé. In passato, ad ogni modo, le prime Integra erano disponibili anche a 5 porte, possibile dunque si possa averla in entrambe le versioni. Mancando dai listini dal lontano 2006, l'accoglienza che il pubblico sta già dimostrando alla sola ipotesi che la Integra possa tornare dovrebbe quantomeno far riflettere i vertici di Honda. Seguendo le linee delle vetture camuffate e dei render, è lampante quanto un aggiornamento stilistico potrebbe farci avere una nuova coupé da amare, soprattutto in versione Type R. Le proporzioni sono le stesse, con i fari anteriori che si allungano su gran parte del frontale. Sia il cofano che la fiancata sono estremamente puliti, un andamento molto giapponese, che ci porta al posteriore, forse la porzione più interessante dell'intera vettura. I fari sono minimali, lasciando la scena al grande alettone posteriore, anch'esso molto quadrato e ben inserito nel contesto dell'auto, senza farla apparire un'opera di tuning mal riuscito. Diffusore semplice a contrasto con l'uncita di scarico singola. Globalmente un'idea ottima di come equipaggiare l'eventuale Type R. Personalmente, se così dovesse essere, sarebbe a dir poco azzeccata. Gli interni invece sono un po' troppo futuristici, molto contrastanti con le linee del corpo vettura. La tecnologia fa da padrone con una plancia minimale ed high-tech. Presenti il monitor al centro della plancia, da un'Integra Type R ci si aspetterebbe un po' meno coccoli e un po' più sportività. Vero, l'attuale Civic Type R offre potenza e divertimento senza rinunciare ad un infotainment di livello, tuttavia l'atmosfera non è così proiettata al futuro. La preferirei un po' più spartana come nel secondo render, molto più aggressiva e diretta, senza troppi fronzoli. Arrivando alla meccanica, il designer autore di questo fantastico render ipotizza un 4 cilindri in linea VTEC aspirato da 2.4 litri, capace di 276 cavalli a 8600 giri al minuto, trasmissione manuale a 6 rapporti con trazione anteriore e differenziale LSD. Viste le potenze della DC2 e DC5, che andavano dai 200 ai 220 cavalli, passando dal 1800 al 2000, presumibilmente ci potrebbe anche stare, anche se in casa Honda ha un 2000 VTEC Turbo che sa far davvero paura, partendo dai 320 cavalli di base che la renderebbero una sportiva di tutto rispetto. Acura ed Honda dovrebbero sciogliere ogni dubbio tra il 2022 e il 2023. La speranza è quella di poter riabbracciare un modello stupendo, con una bellissima storia alle spalle e ancora tanto da raccontare alle generazioni future. In barba alla direzione elettrica che sta prendendo il mondo, spero che il marchio giapponese ci regali un modello del genere. Obiettivamente, ce lo meritiamo.